Ci sarà un terzo atto per la tragedia di Rigopiano, costata la vita a 29 persone che morirono nell'hotel travolto da una valanga quel fatidico 18 gennaio del 2017. Come riporta anche il quotidiano Il Centro in edicola oggi, nell'articolo pubblicato da Maurizio Cirillo, il procuratore generale della Corte d'Appello dell'Aquila, Alessandro Mancini, ha impugnato la sentenza di secondo grado per la tragedia dell'hotel Rigopiano, aprendo la strada al ricorso in Cassazione, dove sono stati depositati anche i ricorsi dei collegi difensivi dell'ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, del geometra Enrico Colangeli, dell'ex prefetto Francesco Provolo e dei dipendenti della provincia Paolo D'Incecco e Mauro De Blasio, condannati al termine del processo d'appello che lo scorso 14 febbraio si era concluso appunto con 8 condanne e 22 assoluzioni. A chiedere che venisse presentato il ricorso in Cassazione furono nei giorni scorsi i familiari delle vittime, che diedero vita a un flash mob davanti al Palazzo di Giustizia aquilano. Vania Della Vigna, avvocato di parte civile nel processo per la tragedia di Rigopiano, parla al TG8 dei motivi del ricorso. Ho avuto notizia del deposito da parte della Procura Generale del ricorso in Cassazione per i tragici eventi dell'hotel Rigopiano. Non ho contezza del ricorso della Procura Generale, ma posso ipotizzare che sono stati proposti dei motivi di ricorso afferenti a vizi di legittimità riscontrati su alcuni punti della sentenza, in particolare sulla violazione di legge o illogicità per omessa realizzazione della carta di localizzazione del pericolo delle valanghe, che avrebbe comunque avuto ripercussioni in termini causali sulle morti e sulle lesioni degli ospiti e dei lavoratori. Altro aspetto del ricorso, la prevedibilità dell'evento in capo a determinati garanti. Altro aspetto, la violazione del nesso causale tra la responsabilità del prefetto condannato per taluni reati, ma non per il reato di omicidio colposo. Penso anche altro motivo di ricorso in Cassazione, che potrebbe riguardare la mancata configurabilità del reato di disastro colposo, il grande assente in tutte e due le sentenze di merito. Io penso quindi che avremo, in termini molto brevi, una udienza in Corte di Cassazione proprio per evitare la prescrizione, che non darebbe ragione né agli imputati, ma soprattutto ai parenti delle povere vittime.